siamo ragazzi, benvenuti a quest'ultimo episodio della prima stagione di Holly e Benji. Durante questi 56 episodi sono successe un sacco di cose. Siamo quasi arrivati a 10.000, ho imparato che nei miei commenti le H e le E con l'accento sono un optional. Mi sono rassegnato ai soliti 2 dislike prima dell'inizio di ogni video. Ho imparato che la maggior parte di voi è malato mentale di Inazuma Eleven. E ho compreso anche che molta parte di questi non ha capito che non lo farò mai, perché mi fa cagare. Insomma, tante cose belle e tante cose che mi hanno fatto venire l'herpes dallo stress. Ma ora direi che è arrivato il momento di tuffarci insieme in quest'ultimo episodio. La puntata inizia con Patty, Billy Kramer e quell'altro col pompon in testa. Coraggio ragazzi, andiamo a vedere anche noi. Che vanno a vedere la bacheca con le fotografie dei momenti salienti, dove troviamo niente poco di meno che una foto di Patty insieme al sogno erotico di tutte le fanciulle del pianeta, Arthur Foster. Io se fossi la bacheca mi vergognerei un po' di avere una foto di Arthur Foster appiccicata sopra. Vi ricordo che nello scorso episodio la New Team aveva vinto contro la Muppet 4-2 aggiudicandosi il torneo. E in quel tripudio di gioia Roberto Sedigno aveva dato 2 di picche ad Holly, partendo per il Brasile da solo, lasciandolo lì. Roberto! E ora Holly si trova da solo a casa triste per la mancanza del suo pseudo papà. E la sua sofferenza è accompagnata dalla tristezza di indossare calzettoni da calcio anche in casa. Intanto ci spostiamo a scuola, dove vediamo sulle scale seduti i 3 dell'Ave Maria, cioè Bruce Harper, Billy Kramer e Arthur Foster. Il grandissimo trio difensivo della Newppy. Ma che bello è rivedere Arthur Foster in divisa da calciatore. Non vi fa venire voglia di vomitare sangue? Mentre discutono di cose futili come la loro esistenza, salta fuori l'argomento che Tom Baker sta per lasciare il Giappone e quindi Patty decide di organizzare un saluto speciale. Papà e figlio intanto preparano i bagagli per il viaggio. Che cosa guardi, Tom? La vastità del cazzo che me ne frega. A un certo punto il papà di Tom spara una perla di saggezza. Ascolta, Tom, io non posso costringerti a venire con me. Certo. E dove lo lasci? In adozione o direttamente sotto a un ponte? Chi invece non si è mai fermato dall'allenarsi è il portierone della New Team. No, la mezza calzetta, quello serio. Ho deciso di restare lì. Pare che invece Holly rimarrà alla Newppy con i suoi amici. Freddy, il suo allenatore, gli dà la notizia che a breve lui partirà perché ha ricevuto un'offerta di lavoro per la Germania. Ovviamente come allenatore. Ti prego, lasciami venire con te in Germania. E Benji lo supplica di portarlo con sé, sia per giocare in Europa e diventare un professionista, sia perché così si avvicinerebbe ai genitori che vivono a Londra, a quanto pare. Sono sicuro che loro me lo permetterebbero. Ma scusate, ma quindi in questo villone gigante, che potrebbe contenere almeno 10 famiglie, ci vivono solo Benji e Freddy, che tra l'altro Freddy è lì totalmente a scrocco? Mentre ci pensate, io lancio il super spot. Ah no, oggi non è una partita, non c'è il super spot. Ma Dario, noi vogliamo vedere il super spot. Ma tranquilli ragazzi, potevo mai privarvi della gioia di vedere me che faccio cagate? Ovviamente no, e quindi, nonostante non c'è nessun match, io lancio il super spot. Dovrei comprare un aspirapolvere. Meno male che ho il Prime. L'acquisto direttamente da cellulare e domani mi arriva a casa. Il giorno dopo. Dovrebbe già essere qui il fattorino con la consegna. Allora? 2 giorni dopo. Vabbè, vedi che oggi arriva, dai. Avranno avuto ritardo con la consegna. 5 giorni dopo. Mannaggia, a te che mi hai fatto fare il Prime. Sì, fallo, consegnano entro 2 giorni, vai. 10 giorni dopo. Appena arriva il fattorino gli strappo i denti uno a uno dalle gengive. 30 giorni dopo. È passato un mese e ancora niente. Mi stanno facendo arrabbiare. Io ammazzo Prime! Ammazzo Prime! Abbonati anche tu e raggiungi le centinaia di persone infuriate con Ammazzo Prime! Tu mettiti comodo e paga. Vedremo noi se e quando consegneremo. Bentornati all'ultimo episodio. Mi è venuta un'idea grandiosa!
Le ciofeche spaziali decidono quindi di organizzare per Tom Baker un'ultima partita per celebrarlo. Sarà quindi una nostalgica amichevole tra la Newpy e il St. Francis. Allora pronti ragazzi, questa è la partita di addio in onore di Tom. La partita ha un non so che di un sapore che ti lascia quasi l'amaro in bocca. Sarà che la prima azione vediamo Paul Diamond che salta all'inutile Arthur Foster? È tua, Johnny! Ok! O sarà che il primo tiro della partita sarà fatto da Johnny Mason? E questo è il primo gol! Che tra l'altro colpisce il naso di Bruce Harper. Vai Tom, è tua! Vi rendete conto? Un episodio fa stavamo vedendo Mark Lenners che affrontava Benji. E ora ci tocca vedere Johnny Mason che affronta Bruce Harper e Arthur Foster. Credo che più o meno la stessa sensazione che hai quando mangi al ristorante stellato e poi passi a mangiare il tonno direttamente dalla scatoletta. Il tiro di Tom Baker si stampa sul palo, ma sulla ribattuta arriva Oliver Hutton in rovesciata e Benji ovviamente blocca il tiro. Sei davvero un grande portiere. È vero, hai mostrato un tempismo perfetto. Siccome tre quarti dei giocatori in campo sono inutili come la data di scadenza della Nutella, l'episodio non ci farà vedere come finisce la partita. Arriva l'indomani, Tom Baker e il papà stanno per partire e il club degli sfigati vuole andare a dargli un ultimo saluto. Arrivederci ragazzi, salutatemi Ollie, mi raccomando. Purtroppo l'autobus parte poco prima che arrivano Bruce Harper e Oliver Hutton, che però sopraggiungono a una velocità atomica. Cioè Bruce in campo io non l'ho mai visto correre così. E al povero vagabondo gli viene regalato un pallone calciato da Oliver Hutton con tutte le firme dei suoi amici. Non ti dimenticherò Ollie. Nonostante già l'hanno salutato, si decide di fare una corsa tutti quanti sulla collina per risalutarlo perché da lì passa il treno. E nell'attesa, Benji rivela che anche lui a breve partirà per la Germania. Cosa? Sto per andare in Germania. In Germania? Con lo scopo di diventare ovviamente un professionista. Ma a opporsi a questo grande progetto è ovviamente Johnny Mason. E a noi non pensi, come faremo senza di te? Non puoi aver dimenticato tutti i problemi che abbiamo avuto durante il campionato quando non hai potuto giocare. Perché per lui il futuro della squadretta del St. Francis è molto più importante del futuro di Benji. Johnny Mason, oltre a essere inutile in campo, sei anche uno schifo di amico. Addio Ollie e auguri. Addio e in gamba. I due campioni si danno quindi l'addio, ma non ha senso perché Benji partirà tra tipo un mese almeno. Beh, diamoci l'addio adesso, ma imbecille, è Tom Baker che sta partendo adesso, tu parti tra una trentina di giorni almeno. E mentre tutti risalutano Tom, si conclude finalmente quest'ultimo episodio della prima stagione di Ollie e Benji. Prima di lasciarvi, voglio che voi vi fate un applauso da soli per la voglia che avete avuto di guardare sti 56 episodi e soprattutto per la voglia che avete avuto di supportarmi. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questi video. Parlo di Pippo Ravioli. Sì, grazie della linea ad Dario. Qui è Pippo Ravioli in diretta dal bellissimo posto in cui vado in vacanza. Volevo ringraziare tutto il pubblico da casa che ci ha costantemente seguito e volevo lasciarvi premiando il giocatore più indispensabile di tutta la serie, che ovviamente non è Oliver Hutton, ma è l'unico e inimitabile Arthur Foster, il più amato dal pubblico. Dario, non so come tu ci sia riuscito, ma sei riuscito a rendere un personaggio ignobile e di utilità discutibile il più amato dell'intero cartone animato. Antonello Fogna. E a tutti quei personaggi stupidi che ho messo negli spot pubblicitari. Come ho già detto centinaia di volte, probabilmente porterò anche la seconda stagione, ma con calma. Prima mi devo prendere una pausa da Ollie e Benji, dove però continuerò a fare altri tipi di video che vi terranno compagnia durante l'estate. Un grazie di cuore davvero a tutti gli abbonati, che col loro piccolo contributo aiutano davvero a sostenere il mio progetto. Un grande saluto agli iscritti, vecchi, nuovi, e a tutti coloro che si stanno iscrivendo in questo momento, perché vedo già che fremono dalla voglia di recuperarsi tutti i 55 episodi precedenti. Mi raccomando, seguitemi su Twitch, dato che sono in live tutte le settimane e possiamo parlare insieme. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Ringrazio e saluto anche la mia prima fanpage su Instagram, che si chiama Dario Augusto IV Fanpage. Andate a seguirla perché fanno meme su di me e su Ollie e Benji che fanno veramente morire. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre sul canale di Dario Augusto IV. Un saluto e grazie mille.
E adesso? E adesso cosa? E cosa faremo? Guarda che a noi già ci aveva messo da parte. Sì, però io volevo continuare la nostra sitcom. Grazie, ma no. Non so se ti ricordi, ma ogni episodio finiva con me che avevo un attacco di cuore. Ma di che ti lamenti? Sei comunque vivo o no? Guarda che anche se sono vivo, non è bello avere attacchi di cuore a caso. Devo ringraziare il mio cuore che è di plastica se sono ancora qui. Quindi? Si va in vacanza? Mi sa di sì. Dai, non sarà così male. Avremo spiaggia, mare, sole. Ci sarà anche il campo da beach volley? Certo! E potremo bere l'acqua di cocco direttamente dal cocco? Ovvio ragazzi, ci aspetta una vacanza indimenticabile. Ok ragazzi, è arrivato il momento di andare in vacanza. Dai. Julian, Philip e Ted. Ciao ragazzi. E questa sarebbe la vacanza? Rinchiusi in una credenza insieme ad altre miniature. Vedrete che ci farà uscire in 3, 2, 1... Fateci uscire! Aiuto! Non voglio star chiuso qui! Aprite! Non si respira! Aiutateci! Rimaniamo tutti! Aiutateci!